Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Media Web, l'informazione online del Comune di Pavia. In studio oggi Daniela Capone e Marco Vailati. Apriamo oggi con uno sguardo importante sul futuro di Pavia, ovvero partiamo dall'ex monastero di Santa Chiara. Della riqualificazione e del recupero dell'ex monastero ed ex caserma Calchi si dibatte da tanto tempo in città e 2 mesi fa, nell'ambito del bando Piano per le città, proprio un progetto di Pavia su Santa Chiara è stato premiato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani con un finanziamento di ben 7,2 milioni di euro. Sabato, quindi, presso la sala consiliare di Palazzo Mezzabarba è stato presentato quello che il Comune di Pavia ha definito Progetto Santa Chiara 2015, con tutti i dettagli di ciò che verrà realizzato all'interno della struttura. Dopo la presentazione, inoltre, la cittadinanza ha potuto accedere all'ex monastero con visite guidate in virtù della collaborazione con il FAI, nell'ambito della giornata FAI di primavera. In sala consiliare c'erano gli assessori Greco e Galandra, il segretario generale di ANCI Alessandro Gargani, il dirigente del settore lavori pubblici Francesco Grecchi, che ha presentato tutti i dettagli tecnici del progetto, e il sindaco e vicepresidente nazionale di ANCI Alessandro Cattaneo. Negli approfondimenti al TG è proprio il primo cittadino di Pavia a introdurre Santa Chiara 2015. Cambiamo argomento e martedì è stata presentata la stagione di musica antica I Tesori di Orfeo, organizzata dall'Istituto Musicale Franco Vittadini in collaborazione con il Comune di Pavia. Si ripropone dunque anche nel 2013 quella che per Pavia è ormai una consuetudine, con la rassegna che arriva quest'anno alla sua 7ª edizione, all'insegna della tradizione, della qualità e di qualche importante novità. I temi di quest'anno si ispirano ad Arcangelo Corelli e Gesualdo da Venosa, 2 musicisti di enorme importanza per quanto riguarda la musica antica, e i concerti, oltre che nel ridotto del Teatro Fraschini, si svolgeranno anche nelle chiese di Santa Maria di Canepanova, di San Luca e di Santa Maria Gualtieri. Negli approfondimenti al TG tutti i dettagli dei Tesori di Orfeo 2013 dalle parole di Simone R., direttore artistico della manifestazione, e di Marco Galandra, assessore con delega ai rapporti col Vittadini del Comune di Pavia. Passiamo ora ai servizi sociali e alla convenzione stipulata nell'autunno scorso tra il Comune di Pavia e l'Università di Pavia. Una sinergia per lo svolgimento delle attività di laboratori specialistici sul fronte dei disturbi dell'apprendimento e dell'invecchiamento. Per questo progetto il Comune di Pavia ha messo a disposizione i locali al primo piano in Piazza della Vittoria, destinati a un laboratorio di psicologia dell'invecchiamento e a un laboratorio di psicopatologia dell'apprendimento. Dopo 6 mesi dall'avvio dell'attività, il Dipartimento di Psicologia dell'Università ha presentato a Palazzo Saglio i primi risultati concreti. Negli approfondimenti al TG le parole dell'assessore ai servizi sociali Sandro Assanelli e, per quanto riguarda l'università, della professoressa Elena Cavallini e della dottoressa Marcella Ferrari. Bambini al centro, sostegno alla conciliazione tra impegni familiari e lavorativi. Questo è il titolo del progetto presentato a Palazzo Mezzabarba, che prende il via presso la sede decentrata di Pavia Nord-Est a cura dell'assessorato alle pari opportunità e politiche dei tempi e degli orari del Comune di Pavia, in collaborazione con la cooperativa sociale Famiglia e Territorio, nell'ambito del piano di lavoro territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella provincia di Pavia. L'obiettivo è proprio quello di sperimentare e consolidare nuove prassi per affrontare la gestione dei figli minori in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità. E in seguito agli esiti positivi dell'esperienza avviata nella scorsa annualità scolastica presso la sede decentrata di Pavia Nord, la sperimentazione viene ora proposta alle famiglie dei bambini che frequentano le scuole primarie Vallone e Massacra, e si svolgerà presso la sede decentrata comunale di Piazzale Torino. A spiegare tutti i dettagli di questo progetto, negli approfondimenti al TG, è l'assessore alle pari opportunità e politiche dei tempi e degli orari del Comune di Pavia, Cristina Niuta. In chiusura vi ricordiamo anche che negli approfondimenti al TG troverete le previsioni meteo per i prossimi giorni, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come, dove, quando sulla home page del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito, la redazione del TG Media Web augura a tutti una buona Pasqua e vi dà appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci, buon fine settimana e ancora buona Pasqua.